sono in arrivo gli agognati stipendi per i dipendenti della provincia, ma c'è ancora qualcosa che non va. No, diciamo che fortunatamente le criticità che si sono manifestate in questi due mesi passati, fortunatamente sono state superate. L'assessore Lantieri ha finalmente firmato il provvedimento con cui vengono distribuiti poco più di 20 milioni di euro, di cui 11 milioni vengono assegnati a Siracusa, che è un grosso risultato, in linea perfettamente con quanto il Presidente della Regione, in una riunione convocata a Palermo con le organizzazioni sindacali, ovviamente oltre a me, la deputazione provinciale, l'assessore Marziano, il presidente della commissione bilancio Vinciullo, aveva dichiarato, e cioè assegnare in via straordinaria 11 milioni a Siracusa. Ed è avvenuto, sia pure con un po' di tempo di ritardo per motivi diversi, insomma, non imputabili certamente all'assessorato autonomie locali. La provincia paga quel prelievo forzoso e ci sono ancora tanti che stanno aspettando un dissesto, una dichiarazione di dissesto. Ci sarà? Allora, sulla questione degli stipendi, i dipendenti sono esasperati. La stragrande maggioranza è esasperata perché o ha monoreddito oppure addirittura, come in alcuni casi, tutte e due, marito e moglie, magari lavorano presso questo stesso ente, e quindi obiettivamente è una situazione straordinariamente drammatica. Chi ha problemi di mutuo, chi ha problemi di sfratto esecutivo, chi ha problemi di fare studiare i figli, che non riesce a sopperire alle spese. 5 mesi di stipendio mancato è obiettivamente una gravissima criticità. Allora, con questi provvedimenti supereremo fortunatamente questa criticità per il 2017, evidentemente. Dal punto di vista del dissesto finanziario, il dissesto finanziario è l'ultima ratio a cui si arriva quando non ci sono altre soluzioni. Io finora ho evitato di imboccare questa strada, speravo fino all'ultimo che ci fosse un intervento straordinario, c'è stato, ma purtroppo non sufficiente, nel senso che l'intervento straordinario della Regione ci consente di pagare gli stipendi per l'anno 2017, ma ovviamente non è sufficiente a strutturalmente ridare serenità e ordinarietà alle finanze dell'ente locale. Quindi ho avviato nel settembre scorso le attività ricognitorie che possono preludere o al dissesto finanziario, che è la misura più grave, oppure al riequilibrio finanziario, che è una misura un po' meno grave. Però questo dipenderà e dai dati che stanno elaborando come ufficio finanziario della provincia e dalla conclusione dell'indagine ispettiva da parte dell'assessorato autonomia locale, che è tuttora in corso. Se ne parlerà dopo le elezioni regionali? Ma sicuramente, ormai le elezioni regionali sono fra una settimana. L'indagine ispettiva spero che si concluda in tempi rapidi, pure perché l'indagine ispettiva è mirata alla situazione finanziaria dell'ente. Quindi vedremo tutte e due le cose. Se non abbiamo altre strade, purtroppo dovremo dichiararlo.